amico di un prete che ha dimostrato di essere veramente un prete virile. Si chiama Don Lorenzo Pedersoli, ormai sulla soglia della pensione, parroco di Zone, nella provincia di Brescia, e nella diocesi di Brescia, ha scritto una lettera pastorale veramente bellissima, riflessione di un parroco di montagna nell'era del Covid. Sono diverse paginette, ve lo leggerò in un paio di volte, o forse in una sola, vediamo come riesco a fare. E questo parroco è veramente straordinario, perché va controcorrente. Il Covid è stata l'ariete che ha sfondato prima di tutto le difese del ventre più molle della società, vale a dire la Chiesa. La prima che ha calato le braghe completamente è stata la Chiesa, che prima ancora che il governo gli chiedesse qualche cosa, già avevano chiuso tutte le chiese, bloccato tutto, acqua santiera eliminata, messi tutti gli strumenti, le mascherine, tutte le cose possibili e immaginabili, annullata la Pasqua, il Natale, un macello veramente. Poi dopo si sono rotti anche tutti i rapporti di fiducia, innanzitutto quindi con la Chiesa, tra i cittadini, tra le persone e la Chiesa. Poi si sono rotti i rapporti di fiducia con i medici di base, che si sono resi complici di quei protocolli speranza, che in realtà protocolli di sperazione, perché hanno portato alla morte di centinaia di migliaia di persone con la tachipirina e la vigile attesa, invece che curare con le medicine che servivano per curare questa malattia. Poi si sono rotti i rapporti con i giornalisti, se mai c'erano stati dei rapporti di fiducia. I giornalisti, sappiamo, sono coloro che vendono le proprie parole al miglior offerente e quindi sono i mentitori seriali per definizione. Poi evidentemente ci sono rotti i rapporti di fiducia con la politica o con lo Stato, anche questi semmai ci fossero stati. Uno Stato che ha mentito costantemente fin dal primo momento e davanti alle evidenze di tutto il male che aveva fatto, ha continuato e continua a mentire, a togliere la libertà ai cittadini. È uno Stato che sta facendo guerra a noi cittadini e quindi non si può mai credere a quello che dice, anche quando dice la verità. Perché se dice la verità vuol dire che siamo in pericolo. Poi si sono rotti i rapporti di fiducia con i giudici, che avrebbero dovuto fermare questi decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri che sono contro la Costituzione, e non lo hanno fatto, come invece hanno fatto in Spagna, che hanno bloccato il Green Pass e i giudici si sono messi contro il governo. Qui in Italia i giudici sono tutti pagati da loro. Ormai la società è stata resa putrescente e si è completamente sciolta. Non esiste più la legge, qualunque legge ormai è irrilevante di fronte al prepotere, alla violenza dittatoriale di questo governo che è all'assalto dei propri cittadini, che li condanna a morte. Non c'è la condanna a morte per i colpevoli, ma c'è la condanna a morte per coloro che non si vogliono inoculare, perché togliendogli il lavoro, togliendogli lo stipendio, si condanna a morte la persona e tutta la loro famiglia. Ebbene, questo straordinario parroco non ha seguito la Chiesa come istituzione, ma ha detto delle cose molto forti, e all'inizio dice che fin da piccolo è sempre stato abituato dalla nonna, dai genitori, alla libertà di pensiero, di parola e via di seguito. E poi dice, circa il Covid, ricordo all'inizio come la TV, i giornali, sui balconi c'erano le scritte che dicevano andrà tutto bene. Con il passare del tempo ci si è resi conto della gravità, della complessità del problema. Non sto qui ad elencare i decreti, i divieti, le limitazioni alle libertà personali che, secondo alcuni giuristi, hanno toccato o leso alcuni diritti costituzionali, in particolare quelli riguardanti il diritto al lavoro e a manifestare il proprio dissenso. Alcune di queste norme hanno colpito milioni di persone che si sono trovate improvvisamente ai margini della società con problemi economici e familiari non indifferenti, aumentando così il numero di coloro che il Papa Francesco chiama scarti umani, salvo che Papa Francesco si occupa degli scarti umani di colore scuro, ma di quelli di colore chiaro italiani non se ne occupa per niente, non si sa come mai, forse sono scarti di cui la Chiesa non ha interessi. Da due anni c'è un continuo bombardamento mediatico sull'andamento dell'epidemia che, oltre a far conoscere i dati, ingenera nella popolazione paure e incertezze. Credo in Dio che ha dato all'uomo l'intelligenza per studiare e risolvere almeno in parte i tanti problemi della vita, cercando di rendere migliore l'esistenza delle creature umane.
Mi è più difficile credere ai tanti scienziati, virologi, esperti che in questi 2 anni sono apparsi quotidianamente in TV e sui vari mass media, dando sentenze inappellabili senza contraddittorio. Mi limito a fare alcune considerazioni sulle conseguenze derivate dal Covid. È tuttora in atto una grave divisione della nostra società. Nella nostra comunità, nei movimenti ecclesiali, nei collaboratori parrocchiali, nelle famiglie, tra gli stessi coniugi. Sono in aumento i divorzi, le separazioni, i femminicidi, i suicidi, le malattie psichiche, eccetera. Si è creato in tante persone un clima di terrore che porta a evitare i contatti umani, anche tra parenti, amici e conoscenti, rischiando di emarginare, discriminare varie fasce di persone. Sta diventando sempre più difficile visitare famiglie, anziani e malati anche da parte dei sacerdoti. Non tocco il tema della scuola, del lavoro, dello sport. Sarebbe opportuno a questo proposito una parola autorevole da parte della gerarchia per aiutare la ricerca di soluzioni più eque e più sagge. A livello ecclesiastico ci sono state varie limitazioni riguardanti la liturgia, la partecipazione alle celebrazioni religiose, matrimoni, funerali, battesimi, cresime, prime comunione. Per un periodo sono state chiuse le chiese e i fedeli sono stati invitati a non frequentarle come segno di amore e altruismo. Questi sono pazzi furibondi, pazzi criminali da gettare in galera e buttare via la chiave per tutta l'eternità. Altruismo, atto d'amore, quello che è stato una violenza, vabbè. Tacciando di egoismo, di insensibilità, di integralismo religioso, quanti invece hanno continuato a partecipare alla vita della comunità parrocchiale. Purtroppo per tanti è passato il messaggio che andare o no in chiesa non fa molta differenza e che pregare e dare culto a Dio è qualcosa di meno importante della salute fisica. A Zone, la parrocchia di questo bravo sacerdote, Don Lorenzo Pedersoli, le chiese non sono mai rimaste chiuse. Mai è stato impedito anche a una sola persona di partecipare alle celebrazioni. Bravissimo Don Lorenzo. Nei miei 50 anni di sacerdozio non ho mai visto tanto odio, tante calunnie, invettive, cattiverie nei confronti di determinate persone accusate di essere responsabili di diffondere il contagio. Sembra di essere ritornati alla Babele di cui parla la Bibbia nel libro della Genesi, che ha portato alla confusione e alla divisione tra i popoli. Nella gente c'è esasperazione, paura del futuro che porta a evitare nuove nascite, che genera panico, rabbia, angoscia, aumento della povertà e dell'emarginazione sociale. L'unico argomento di discussione tra le persone in questo tempo è il Covid. Per combattere il rischio contagio sono venuti purtroppo a mancare i rapporti personali, fatti di contatti, di saluti, di abbracci, senza poter vedere il volto delle persone. Tutto questo sta portando all'anonimato, a una vita fredda, senza sentimenti e senza sorrisi. Quante persone sono morte sole senza poter avere la visita dei propri parenti, dei propri amati, con il pretesto assurdo del contagio. Contagio di una semplice contagiosa influenza. A proposito della partecipazione alle celebrazioni liturgiche e alla vita ecclesiale, in questi 2 anni c'è stato un calo vistoso a livello di bambini, giovani, adulti e anziani in tutte le comunità parrocchiali, che si stanno sempre più sfaldando, disgregando, lasciando spazio all'individualismo, all'isolamento, al fai da te. Non voglio apparire pessimista. Un cristiano sa che Dio permette il male perché ha dato la libertà ad ogni uomo. Purtroppo l'ha dato anche la Chiesa la libertà. Ma grazie a lui c'è anche un limite al male. Lo Spirito Santo continua a guidare la Chiesa in mezzo alle tempeste della vita, per cui le porte degli inferi non prevarranno. Ciò detto, mi permetto anche di aggiungere che l'unico che ne gode di questa situazione è Satana, il nemico infernale, il divisore, il menzognero, l'accusatore che vuole distruggere l'umanità, che vuole eliminare Dio dal cuore degli uomini. La lettera agli Ebrei, al capitolo 2, 14-15, dice: «Poiché dunque i figli hanno in comune il sangue e la carne, anch'egli ne è divenuto partecipe per ridurre l'impotenza mediante la morte, colui che della morte ha il potere, cioè il diavolo,
e via di seguito una lunga citazione della lettera agli ebrei. Andiamo un po' avanti. L'essere umano per natura teme la morte e per evitarla è disposto anche a commettere ogni sorta di peccato, malvagità, diventando così schiavo di Satana. Il discepolo di Cristo, pur temendo la morte, sa che il Signore l'ha sconfitta con la sua morte e resurrezione. Per questo può affrontare con più serenità le vicende difficili e dolorose della vita, senza mai perdere la speranza, ma con la certezza che la morte non ha l'ultima parola. Troppi tra i battezzati non credono più in Dio, nella Chiesa, e negano l'esistenza del demonio, il quale ha ottenuto in questo tempo grandi vittorie. Mentre, ad esempio, nei secoli passati le cattedrali, le chiese, erano aperte ai malati, ai poveri e ai disperati che vi andavano a pregare, a supplicare Dio, la Vergine Maria, nel tempo della prova e della sofferenza, in questi anni le chiese sono state equiparate a teatri, cinema, a luoghi di aggregazione, facendo passare l'idea che potevano essere pericolosi per il contagio, sino al punto di non celebrare la Pasqua e i riti della Settimana Santa con il popolo e mettendo restrizioni alla solennità del Natale. Una chiesa che fa questo è una chiesa che ha perso la fede, oltre ad aver perso la ragione. A tutt'oggi ci sono ancora battezzati che per paura evitano questi luoghi sacri. Quanta differenza con i martiri di Abitene, Tunisia, anno 304 d.C. Cito a questo proposito l'omelia del 29 maggio 2005 del Papa Emerito Benedetto XVI, che tristezza, che rimpianto, che riassume la storia dei martiri ricordando che l'imperatore di Diocleziano proibì ai cristiani, sotto pena di morte, di possedere le scritture, di riunirsi la domenica per celebrare l'Eucaristia e di costruire luoghi per le loro assemblee. 49 cristiani furono sorpresi una domenica mentre riuniti in casa di Ottavio Felice celebravano l'Eucaristia, sfidando così i divieti imperiali. Arrestati vennero condotti a Cartagine per essere interrogati dal proconsole Anulino. Significativa, tra le altre, la risposta che un certo emerito diede al proconsole che gli chiedeva perché mai avesse trasgredito l'ordine severo dell'imperatore. Egli rispose: «Sine dominica non possumus», cioè senza riunirci in assemblea la domenica per celebrare l'Eucaristia, non possiamo vivere. Questi sono i cristiani, questi sono i martiri, non i cretini che chiudono le chiese, non la conferenza episcopale italiana, conferenza di briganti, che ha chiuso tutto. L'unico vescovo con gli attributi virili in tutta Italia è stato quello che poi è stato costretto a dimettersi, Monsignor D'Ercole, che si è opposto a queste violenze. Tutti gli altri complici, complici, tutti complici, nessuno escluso. Ci mancherebbero le forze per affrontare le difficoltà quotidiane, continua questo martire. Senza la messa soccomberemmo. Dopo atroci torture, questi 49 martiri di Abitene furono uccisi. Confermarono così, con l'effusione del sangue, la loro fede. Morirono, ma vinsero. Noi ora li ricordiamo nella gloria del Cristo risorto, continua Benedetto XVI. È un'esperienza, quella dei martiri di Abitene, sulla quale dobbiamo riflettere anche noi cristiani del XXI secolo. Questo sì che è parlare. Andiamo avanti con Don Lorenzo. Per quanto riguarda l'assistenza ai malati, nella storia della Chiesa sono molte le figure di santi che hanno soccorso gli appestati rischiando la vita, vedendo in loro l'immagine di Cristo sofferente. Ne cito solo alcuni: San Francesco, San Rocco, San Luigi Gonzaga, San Giovanni Bosco, San Damiano de Vester. Le disposizioni civili ed ecclesiastiche di questi anni per evitare il diffondersi del contagio hanno di fatto impedito agli stessi familiari, oltre ai sacerdoti, di stare accanto ai propri malati, anche nel momento della morte. Spero di non recare scandalo a nessuno se dico che una parte della gerarchia ecclesiastica italiana è apparsa a molti troppo supina e ossequiente alle disposizioni del governo, rinunciando a far valere la sua missione specifica, cioè quella di assistere i malati, di portare conforto ai sofferenti, annunciando loro il Vangelo, la speranza nella vita eterna, la misericordia del Padre e preparando i moribondi all'incontro con Dio.
Hanno rinunciato e il motivo della rinuncia è uno solo: 8 per 1000. Il governo ha preso la CEI per le p*** e gli ha detto: o fate quello che vi diciamo noi oppure... Un caro amico sacerdote testimonia che alcuni fedeli si sono sentiti abbandonati dai loro pastori, tutti fedeli, diciamo la verità, e hanno cercato conforto spirituale in forme riemergenti di esoterismo, neopaganesimo, stregoneria, new age. La responsabilità di quelle anime che si perdono perché cascono in questa immondizia ricade sulla Chiesa, sui pastori malvagi, stolti, che hanno fatto esattamente il contrario di quello che dovevano fare. Forse la troppa insistenza sulla salute del corpo, grande dono di Dio, ha messo in secondo ordine la salute dello spirito e dell'anima, facendo mancare il coraggio di proposte più profetiche per portare le persone a una vita più cristiana, caratterizzata dalla speranza in Dio e nella vita eterna. Chesterton, scrittore cattolico inglese morto nel 1936, ha scritto: «Una chiesa che muove il mondo, non che si muova con il mondo». Ciò che anima il mondo, non che lo insegue, quindi. Dispiace che tante persone stiano ormai considerando la Chiesa quasi esclusivamente come una delle tante associazioni o onlus presenti in Italia, dedita soprattutto al volontariato, alle varie attività sociali e caritative. Ricordo, Papa Francesco all'inizio del suo pontificato ha detto, parlava del demonio, diceva che la Chiesa non può essere una onlus e via di seguito, poi... purtroppo ha fatto tutto il contrario, avendo come unico orizzonte quello dei migranti. Invece, quelli che sono emarginati a causa della volontà di non farsi inoculare spazzatura e pezzi di feti abortiti in corpo, no, quelli lì devono essere cacciati non solamente dallo Stato, perdere il lavoro, ma devono essere anche cacciati dalle chiese. E ormai siamo arrivati a questo, con le chiese aperte solamente per chi ha il Green Pass o è vaccinato, o addirittura quelli all'interno della chiesa che... vescovi che obbligano i preti a vaccinarsi e se no fuori dalle scatole. Questi purtroppo sono fatti, dati reali. Non se ne parla tanto, ma è così. Preti cacciati, rimossi dalla parrocchia, delle proprie funzioni, perché non hanno voluto inocularsi quella merda in corpo. La suprema lex, cioè la legge suprema della Chiesa, è la salvezza delle anime. Se è importante la salute fisica, per il cristiano lo è ancora di più la salute spirituale, la salvezza eterna. La morte fisica è per tutti inevitabile. La morte dell'anima è la tragedia più grave che possa capitare a una persona. Vedere masse di fedeli che stanno perdendo la fede, che abbandonano la Chiesa, la dottrina, la morale, non può lasciare indifferenti noi pastori d'anime. Che parole meravigliose. Questo sì che è un pastore, lo voglio papa, neanche vescovo, papa. Ah, purtroppo chi la pensa giusta viene cacciato sempre. Dai, vi leggo un'altra paginetta, poi farò un'altra volta la conclusione. Per quanto mi riguarda, anche nel tempo dell'epidemia ho cercato di tenere unito il gregge dei fedeli attorno a Gesù Cristo, che ha dato la vita per salvare l'umanità e ha trionfato sulla morte con la sua resurrezione. Ho insistito sulla necessità dell'ascolto della parola di Dio, dell'importanza di ricevere i sacramenti, in particolare quello della penitenza e dell'Eucaristia. Ho invitato, oltre che alla preghiera comunitaria, anche alla preghiera personale in famiglia. Con alcuni laici impegnati si è stabilito che ogni giovedì, intorno al giorno dell'istituzione dell'Eucaristia e del sacerdozio, si tenesse adorazione eucaristica, e che un sabato al mese si svolgesse l'adorazione eucaristica durante la notte. Nei primi mesi dell'epidemia sono passato varie volte per le vie di zone portando a piedi Cristo eucaristico e le statue della Madonna e dei Santi, pregando, invitando alla preghiera, alla conversione, al ritorno a Dio. La popolazione ha avuto così modo di sentire Dio e la Vergine Maria presenti in questo tempo di prove e sofferenze. Nella lettera al vescovo Tremolada nel marzo 2020 scrivevo tra l'altro queste parole: la Chiesa gerarchica si gioca molto in questo tempo di coronavirus, dipenderà da alcune scelte, da segni profetici che saprà dare, dal coraggio e dalla dedizione di noi sacerdoti nei confronti del popolo di Dio. E abbiamo visto che coraggio che hanno avuto la stragrande maggioranza. È il momento di mostrare la santità di vita, pregando giorno e notte, stando in chiesa in adorazione, invocando come Abramo, Mosè e tutti i profeti la misericordia di Dio, anche noi sacerdoti, come Mosè,
che innalzò nel deserto sull'asta il serpente di rame, siamo chiamati a invitare il nostro popolo ad alzare lo sguardo a Gesù crocifisso, per essere guariti dal morso del serpente velenoso, Satana, che fa di tutto per convincere l'uomo della non esistenza di Dio o della sua indifferenza di fronte alla tragedia in atto. Il nostro popolo ha bisogno di preti santi, che siano amici di Dio, che non si conformino alla mentalità di questo secolo, che siano umili strumenti nelle mani di Dio, che imitino Cristo servo, che invitino la conversione, che annuncino la misericordia del Signore. La nostra predicazione deve basarsi sulla parola di Dio, sulle verità eterne, più che su temi riguardanti l'ecologia, l'ambiente, il clima, seppur importanti. Rischiano di rincorrere quanto propone la mentalità odierna. Aggiungo inoltre il desiderio di tanti fedeli di avere sacerdoti forti nella fede, con la passione di Cristo, maestri di vita, intransigenti con l'errore e misericordiosi con il peccatore. Hanno scambiato questi sciocchi la misericordia per la transigenza con l'errore, lasciar correre l'errore. Bisogna essere inflessibili, durissimi, intransigenti con l'errore e con l'eresia. Non metterla in cattedra o metterla sul pulpito. E misericordiosi con il peccatore, con la persona, ma con l'eresia assolutamente zero. L'eretico, cosa facciamo? Lo mettiamo in cattedra, lo facciamo vescovo, lo facciamo cardinale, lo facciamo papa? Ma neanche per sogno. Gli diamo l'ultimo posto, il posto dei somari, che torni ad imparare una buona volta invece che insegnare eresie. Purtroppo nella Chiesa ormai da 70 anni si fa il contrario. Ahimè. E questo l'ho sperimentato andando nelle università ecclesiastiche. In un mondo di falsi profeti, che per un vantaggio personale ingannano i popoli, è indispensabile che i pastori della Chiesa siano autentici profeti, fedeli a Cristo, come la Chiesa è madre e maestra, che insegna la verità portata da Cristo, senza compromessi. Così soprattutto noi sacerdoti siamo chiamati a essere annunciatori della verità, che è Gesù Cristo, avendo un cuore pieno di tenerezza, amore e misericordia. Nella mia vita sacerdotale mi ha sempre illuminato il detto riferito a Sant'Agostino, vescovo e dottore della Chiesa, in necessaris unitas, in dubis libertas, in omnibus caritas. Nelle cose necessarie l'unità, nelle cose dubbie la libertà, in tutto la carità. Prima di tutto occorre essere uniti nella verità essenziali, lasciando libertà di pensiero nelle cose dubbie e soprattutto di avere sempre carità nei confronti di tutti. Guai quindi a creare divisioni nei fedeli su problemi e temi non essenziali alla vita della Chiesa, come il Covid, o come la mascherina, o come tutte quelle sciocchezze, come quelle riguardanti il Covid. Noi pastori dobbiamo sempre operare per l'unità in comunione col Santo Padre. Ci sarebbe qualcosa da dire anche su quello. I vescovi, mai avallando posizioni che rischiano di provocare seri contrasti. Il demonio è maestro in questo campo. La volta prossima vi concludo questa bellissima lettera pastorale di un prete che ha veramente gli attributi virili. E vi ricordo che per diritto canonico non si può diventare preti se non si hanno gli attributi virili.